Buonasera e benvenuti a questa serata di preghiera che consacra la cittadella a spazio di meditazione. La cerimonia religiosa di questa sera, che per volontà dell'Arcivescovo di Lucca, Monsignore Paolo Giulietti, è stata ambientata alla cittadella e trova nelle opere d'arte degli artisti del Carnevale di Viareggio lo stimolo giusto per meditare su temi profondi. Anche la musica di Puccini, che ci ha introdotto a questa serata, abbiamo ascoltato il coro a bocca chiusa da Madama Butterfly, vuole offrire il proprio contributo a rendere ancora più solenne questa cerimonia. Prima di cedere la parola alla preghiera, vorrei a nome della città di Viareggio, della Fondazione Carnevale e della Fondazione Festival Pucciniano ringraziare la Arcidiocesi di Lucca e il Vescovo per averci dato il privilegio di ritrovarci in questo luogo speciale. Le opere dei maestri del Carnevale raffigureranno il messaggio che ognuna delle stazioni della Via Crucis intende darci. Ma questa serata vuole anche dirci che il mondo dell'arte, oggi come in passato, è un mezzo straordinario per comunicare valori. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Yeah.
l'ultima stazione dal Vangelo secondo Luca. Gesù se ne andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all'angoscia, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione». Ci troviamo in un momento in cui la vicenda di Gesù, descritta nel Vangelo, si presenta come una devastante lotta interna al suo animo, turbato nel profondo dagli eventi che seguiranno quella notte. Il suo turbamento interiore verrà placato solo dalla preghiera, dal rifugio nel Padre, che rappresenta l'ancora di salvezza nella lotta fra il bene e il male. Come il carrista ha voluto rappresentare nella sua realizzazione, tramite la figura di Artemide e del demone in conflitto fra loro, così anche le anime di tutti quanti noi sono in eterno conflitto fra la retta via e la tentazione, da cui possiamo salvarci seguendo proprio le orme di Gesù, solamente rifugiandoci in Dio Padre, l'unico che sarà in grado di purificare la nostra anima. Purtroppo, talvolta, capita anche a noi, come a Gesù, di sentirci soli e vedere che coloro di cui avevamo bisogno si sono addormentati. Non ci aiutano in caso di bisogno, oppure lo fanno soltanto per profitto personale. Magari tutto questo male è accanto a noi e non ce ne accorgiamo neanche, ma prima o poi arriverà qualcuno che finalmente renderà giustizia a tutti coloro che sono stati vittima di ingiustizie, persecuzioni, violenze o discriminazioni o di qualsiasi altra forma del male. Cerchiamo dunque di trarre ispirazione dal comportamento di Gesù, in uno stato di buio totale, per trovare nella preghiera la forza di andare avanti, in questo periodo tragicamente vissuto negli ultimi mesi. Questo nemico invisibile ha assunto la forma del male, ma solo cercando di salvare la nostra anima e quella dei nostri cari, solo facendoci forza a vicenda riusciremo a sconfiggerlo, per tentare di avere anche noi la nostra rinascita, per poter portare tutti insieme a ricostruire il mondo da capo, pezzo per pezzo, affidandoci a Lui e a ciò che ci indicherà essere il meglio per la nostra vita, quella vera, quella che ci manca così tanto. Ritroveremo Dio in ogni abbraccio, trattenuto, e in ogni sorriso non più oscurato dalla mascherina. Preghiamo. Signore Gesù, Dio onnipotente, che ti sei fatto debolezza a causa dei nostri peccati, il tuo abbandono alla volontà del Padre incoraggi le nostre scelte tra le difficoltà della vita e ci guidi verso il bene. Rendici forti nel cammino di fede e intrepidi nel donare la vita, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Adesso l'arcivescovo Paolo si sta incamminando verso la seconda stazione, animata stavolta dal gruppo giovani di Santa Rita, dal titolo Querida Amazzonia. Il riferimento è ai due carri dalle tematiche molto attuali, la biodiversità di Alessandro Avanzini e la ricchezza in mano di pochi, di Le Brig Roger. Sfruttamento delle risorse, abusi ed ingiustizie caratterizzano il tempo che viviamo. Il Santo Padre Papa Francesco ci invita a custodire il creato e a non abusare di esso. Seconda stazione, Gesù condannato a morte.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare». Chiunque infatti si fa re, si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo». Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?» Risposero i sommi sacerdoti: «Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. La protagonista di questa stazione sarà l'Amazzonia e l'appropriazione illecita da parte di alcuni potenti di quelle terre. Quindi ci serviamo dell'esortazione apostolica post-sinoidale che Papa Francesco ha dedicato a questa terra meravigliosa, la querida Amazzonia. Qua è espresso per quest'ultima quattro grandi sogni. Il primo, quello sociale, stare al fianco di coloro che i potenti mettono ai margini della società per la loro insaziabile sete di ricchezza. Il secondo, quello culturale, l'attenzione di Papa Francesco a conservare le radici culturali delle tribù indigene, parlando di incontro interculturale, ossia l'incontrare ed aiutare le popolazioni indigene senza il pregiudizio di essere più evoluti e quindi imporre il proprio pensiero. Il terzo, quello ecologico, il desiderio di Papa Francesco di custodire ed imparare a vivere in armonia con la natura come i popoli dell'Amazzonia, e allo stesso tempo imparare a prendersi cura delle persone che la abitano. Il quarto, quello ecclesiale. Papa Francesco ha espresso il desiderio che la Chiesa in quella regione abbia un volto amazzonico. Immagina una santità dai lineamenti amazzonici, chiamata ad interpellare la Chiesa universale, affinché prenda ad esempio il modo in cui i popoli vivono pacificamente nella diversità, senza che uno prevalga sull'altro. E quindi l'importanza di essere missionari del Vangelo oltre che portatori di giustizia sociale. Anche noi abbiamo una piccola Amazzonia. Nel campo della casa famiglia Giovanni Paolo II possiamo fare esperienza in piccolo dei quattro sogni di Papa Francesco. Innanzitutto permettiamo ai ragazzi con disabilità, e non solo, di trovare un posto nel quale sentirsi realizzati, facendoli svolgere un ruolo che valorizzi le loro capacità. Questo luogo apre al confronto con persone con vite molto diverse dalle nostre, insegnando il reciproco rispetto. Uno degli aspetti più belli di questa realtà è il contatto diretto con la natura, che ci permette di riscoprire la bellezza del creato. Questo luogo non sarebbe efficace nel suo intento di fare comunità e di stare attenti alla natura come frutto del creato se non ci fosse la parola di Dio al centro. Infatti è presente un'area di preghiera dove si può pregare e celebrare messa. Preghiamo. Signore Gesù, nostra giustizia e redenzione, che ti sei liberamente offerto e che sei stato glorificato sul trono della croce, infondi nei cuori dei potenti l'attenzione verso gli oppressi. Aiutaci a riconoscerti nella natura sofferente a causa dei nostri interessi e dei nostri egoismi. Custodisci i popoli amazzonici e aumenta in loro la fede in te per la speranza di un futuro migliore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Don Paolo ora si dirige verso la terza stazione, dal titolo Fratelli tutti.
animata stavolta dal gruppo giovani di Camaiore ed ispirata ai carri di Jacopo Allegrucci e dei fratelli Cinquini. Tematiche che parlano di razzismo, di Mandela come nel caso di Allegrucci e di Martin Luther King per i fratelli Cinquini. Nell'ultima enciclica, Papa Francesco ribadisce l'unità dell'intera razza umana, indipendentemente da tutte le diversità. Siamo tutti fratelli, con gli occhi tesi al cielo e i piedi sulla terra. Terza stazione. Gesù flagellato e coronato di spine. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Tutti voi siete figli di Dio, mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Mi avete spogliato della mia dignità. Mi avete incoronato di spine senza rose. Mi avete imprigionato in un manto color porpora come la vostra rabbia. Mi avete chiamato re dei giudei, io, giudeo come voi. Ecce homo, schernito, deriso, offeso, solo per essere ciò che sono, uno di voi. Ultimo tra tanti ultimi, ho insegnato tra voi, ho guarito tra voi, e ora, come un verme, mi compatite, burlandovi di me, quasi fossi una di quelle maschere di carnevale, ormai deteriorate dal tempo. In questo mondo la gente chiama razzismo il non sopportare lo straniero, ma il razzismo che fa più male è l'essere rifiutato da quelli di casa tua, l'essere disprezzato per le tue idee, per i tuoi sogni, per le tue battaglie. C'è chi è disposto ad accoglierti per poi sfruttarti e lasciarti solo, e c'è chi è disposto a ucciderti pur di non ascoltarti. Guardami, afflitto, in mezzo a coloro che non hanno mai ricevuto consolazione, mite in una terra crudele e spietata, affamato e assetato in cerca di giustizia, misericordioso in mezzo a uomini che conoscono solo egoismo. Guardami ancora, sono io, quelli che tutti chiamano il diverso, io l'escluso, io ai margini, io fuori. Perché ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me, a me. Preghiamo. Signore Gesù, rendici fratelli oltre le divisioni, rendici simili oltre le differenze, rendici pari oltre le disuguaglianze, ristabilisci quell'armonia che regnava agli inizi della creazione e abbatti ogni discordia che disonora il tuo volto, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Verso un'altra stazione per l'arcivescovo Paolo, la quarta,
adesso animata dal gruppo giovani di Massarosa, dal titolo Sulla stessa barca, in riferimento al carro di Luca Bertozzi, ispirato al tema del mare, metafora della vita. Cosa c'è sotto sotto? Comunità come realtà aggregativa o come realtà dissociativa? L'arroganza, la prevaricazione, la prepotenza spingono molti verso la solitudine, verso la disperazione. Il mare, le sue profondità, erano luogo del male assoluto nel mondo antico. Passare dall'io al noi, contro ogni arroganza e sfrenato individualismo, ecco cosa bisognerebbe fare. Quarta stazione. Il Cireneo aiuta Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Due sguardi, quello di Gesù e del Cireneo, destinati ad incrociarsi per sempre. Che bella circostanza per me, costretta a portare la tua croce, Gesù di Nazareth. Perché io? Perché improvvisamente è scoccata anche per me l'ora della tenebre? Io non ho nulla in comune con te, né con il motivo della tua condanna. Passavo di lì per caso, ero di ritorno verso casa. Simone, Simone, se la croce non fosse entrata nella tua casa, oggi tu, forse, non crederesti. Essa ti ha generato la fede. Abbracciala e cammina con me. Preghiamo. L'amore attrae sempre, anche se talvolta il suo volto appare sfigurato. E così anche tu, Signore Gesù, hai avuto bisogno di amore, di un gesto di bellezza. Il Cireneo ci svela l'essenza della tua misericordia. Ero straniero, nudo, malato, in carcere. Mi avete accolto, siete venuti a trovarmi. In Simone tu raggiungi ogni uomo e nessuno più è escluso da questo incontro. Braccia che si incrociano e camminano insieme. Oggi più che mai fa di noi dei cirenei dell'amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Vescovo prosegue per il suo percorso, giungendo ora alla quinta stazione, animata stavolta dal gruppo giovani di Torre del Lago, dal titolo Pronti a servire, ispirata al carro di Fabrizio Galli, che affronta la tematica della lotta al Covid. La riconoscenza verso tutti gli operatori sanitari è dando che si riceve. In questo tempo così difficile, è bello vedere come in molti donino il proprio tempo al servizio degli altri, come il buon samaritano che si ferma ed unge con olio e vino le ferite del bisognoso. Quinta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Dal Salmo 27. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, Signore, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza.
Da Salmo si alza un grido disperato verso Dio, un grido che cerca aiuto, quel grido che molte persone che in questi mesi hanno sofferto a causa del Covid avranno sicuramente emesso. Anche noi giovani in questo tempo spesso avremmo voluto gridare per le nostre piccole e grandi sofferenze che abbiamo scelto di rappresentare qui, su questo lenzuolo. Il Salmo ci invita però a non perdere mai la speranza e a cercare il volto di Dio. È inevitabile perciò pensare a tutti quei volti coperti da strati di mascherine che in tutti questi mesi sono stati e sono tuttora gli unici che i malati in isolamento negli ospedali hanno potuto vedere, grazie a quei volti e ai loro gesti di amore, di attenzione e di cura. Molte persone sono sicuramente sono riuscite a non perdere la speranza. Infermieri, medici e tutto il personale sanitario sono sempre in prima linea, pronti a servire chi soffre, come la Veronica fa con Gesù, attraverso gesti di autentica tenerezza, generosità e pazienza. A loro va il nostro più sentito ringraziamento e la nostra riconoscenza, così come il caro di Fabrizio Galli, esci da questo corpo, ci ricorda e ci invita a fare. Preghiamo. Signore Gesù, aiutaci a credere alla forza dei piccoli gesti, capaci di consolare il cuore di chi porta le croci di oggi. Medici, infermieri, volontari, dacci il coraggio di riconoscere negli sfigurati dalla sofferenza, dalla tristezza e dalla solitudine digitale che ha inquinato la vita dei nostri ragazzi, il tuo volto segnato dai dolori delle nostre relazioni sbagliate. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Suo procedere con il gruppo giovani di Azione Cattolica Don Bosco ci conduce verso la penultima stazione, dal titolo Sulla croce per noi, ispirata al carro di Roberto Vannucci, che tratta il tema dell'inno alla vita, ai sentimenti, alla sensazione, ai desideri e alla speranza. Non lasciamoci rubare la speranza, come spesso ci sentiamo amorevolmente esortare dal nostro Papa Francesco. Il desiderio della vita, la sua bellezza, è più forte e più grande di ogni avversità. È la croce che ci salva, è la croce gloriosa. Ne vediamo qui un bel esempio nell'opera di Fabrizio Galli, Ingrandimento del pastorale, che fu di Papa a San Giovanni Paolo II. Sesta stazione, Gesù crocifisso e morte di Gesù. Dal Vangelo secondo Marco. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, e l'iscrizione con il motivo della sua condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: ehi, tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi
facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Alcuni dei presenti, udito ciò, «Ecco, chiama Elia». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierla dalla croce». Ma Gesù, dando un forte grido, emise lo spirito. Ci inginocchiamo. Sorridi, senza una ragione. Ama, come se fossi un bambino. Sorridi. Non ascoltare una parola di... Perché la vita è bella così. Lacrime, un'ondata di lacrime. Luce che lentamente scompare. Aspetta, prima di chiudere le tende, c'è ancora un altro gioco da giocare e la vita è bella così. Qui, nei suoi occhi eterni, sarò sempre vicina quanto te. Ricorda com'era prima, ora che sei là fuori, con te stesso. Ricorda cos'è. Scrive Ezio Bosso, un famoso musicista che ha lottato con coraggio contro la SLA. Gesù mi sta molto simpatico e sono convinto che i principi della cristianità siano universali. Se non ci fosse stato Gesù, non ci sarebbe stata la frase «donarsi agli altri». Preghiamo. Signore Gesù, che ci hai donato la vita e hai offerto la tua sulla croce per noi, benedici il nostro cammino e fa che troviamo la forza di superare gli ostacoli che inevitabilmente incontreremo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, il cammino di Don Paolo giunge infine alla 7ª stazione, animata dal gruppo Scout Agesci e Viareggio, che ha come tema l'amor che muove il sole e l'altre stelle, ispirata al carro di Luciano Tomei, che affronta con spirito ottimista il grigiore della vita. Una pennellata di colore e positività su un mondo grigio e triste.
Settima stazione, risurrezione di Gesù. Dal Vangelo secondo Giovanni. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro e piangeva. Vide due angeli che gli dissero: «Donna, perché piangi? Hanno portato via il mio Signore». Detto questo, si voltò e vide Gesù che stava lì. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» E ancora Gesù le disse: «Maria». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Maria di Magdala andò subito ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore». Sono da tempo circondato solo da cemento e ferro, e l'unico colore che vedo è il grigio della vernice dei muri. Pure i miei sogni sono diventati grigi, ma in realtà anche il grigio è scomparso, perché tutti questi muri e sbarre ti uccidono i sogni. Chi scrive queste parole in una lettera d'amico è Madi, carcerato, che intorno a sé non vede altro che vuoto, niente che abbia più un colore o un sapore. Vorrebbe sfondarlo quel muro, evadere e respirare l'aria di una notte stellata o sentire il tepore del sole sulla sua pelle. Niente di più che la normalità. Sono parole scritte da un carcerato, ma sono parole che forse avremmo potuto scrivere anche noi se ci fosse stato chiesto di raccontare lo stato d'animo che ci domina da un anno a questa parte. L'oppressione, il peso di questa pandemia che non riusciamo più a sopportare. Dov'è finita la speranza? E i colori del mondo che ci sembra tanto grigio? Già alle elementari, se la maestra ci avesse chiesto in che tabella posizionare la speranza, non avremmo avuto dubbi. Tra le belle parole. Ma mai, forse, avevamo veramente capito cosa volesse dire sperare in qualcosa. Mai, probabilmente, avremmo compreso le parole di Madi quando scrive: «Qui ti mancano tante cose a cui prima non davi importanza e non potevi immaginare che un giorno sarebbero ritornate come un desiderio nella tua mente. L'ombra di un albero, l'immensità e l'eleganza del mare, lo stare sdraiato sulla sabbia calda della spiaggia, guardare il cielo e sognare con le diverse forme delle nuvole, correre nell'estensione di una strada che non finisce mai, per poter abbracciare un buono e sincero amico». Mai, se non in questo momento. Gesù, infatti, ha scelto di farci toccare con mano la mancanza, per non morire di sovrabbondanza. Non a caso, Gesù non è risorto dopo un'ora. Ha fatto passare 3 giorni. 3 giorni per riflettere, per sperare, 3 giorni per affidarci. Gesù ha consentito un periodo di grigiore per scegliere con cura i colori con cui ritingere il mondo. Preghiamo. Signore Gesù, che mostri la tua misericordia nel tuo volto di risorto, fa che sappiamo scorgere anche nell'oggi i segni di un nuovo inizio e che troviamo il coraggio di fare i primi passi per una nuova rinascita. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Passato, io la fido a
l'arcivescovo Paolo inizierà la sua omelia. La serata si avvia verso la conclusione, ricca di tutte le riflessioni che sicuramente ci porteremo nelle nostre case, nelle nostre famiglie, fra la nostra gente. È in te, Signore, la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce. Ed è bellissimo pensare, in questo tempo che ci è donato per la nostra salvezza, che mai più niente ci separerà dal tuo eterno amore. Quando mi è stata presentata la locandina di questa Via Crucis da parte dei giovani, ho letto «Noi sulla croce». Poi dopo ho capito che la croce che portava Gesù era un «per» e quindi andava letto «per noi sulla croce». Ma all'inizio questa interpretazione mi è sembrata adeguata al messaggio di questa Via Crucis, in cui i giovani hanno parlato, hanno raccontato di come loro fanno l'esperienza di essere sulla croce. Non solo per i disagi oggettivi di questa pandemia, ma perché tra tutte le categorie che stanno subendo difficoltà, quella dei giovani sembra alle volte quasi essere dimenticata. Certo, le nuove generazioni sono quelle meno colpite dal virus, ma dobbiamo dirci che su di loro ricadranno le conseguenze più a lungo termine di questo periodo, a partire dal debito pubblico che stiamo contraendo, ma anche forse da altre dinamiche che faranno sentire il loro peso in futuro. Stasera si è alzato il grido dei giovani crocifissi, e questo grido dobbiamo ascoltarlo, perché tanti ci dicono che le nuove generazioni sono in difficoltà, che aumentano i segni del disagio, che aumenta l'abbandono scolastico, che aumentano i disturbi del comportamento, ma soprattutto aumenta la sfiducia verso il futuro. Un'indagine ha rilevato che dei 15 dei ragazzi tra 15 e 30 anni, l'80% si dice preoccupato per il futuro del mondo, oltre il 60% per il proprio futuro e oltre il 50% per il futuro della propria famiglia. E un'altra indagine della Fondazione Donat Cattin ha rivelato che la maggior parte dei giovani tra i 18 e i 20 anni non vede i figli nel proprio futuro, come a dire, il mondo finirà con noi. Allora è importante accogliere questo grido, perché è davvero un grido forse silenzioso, ma di assoluta importanza. E lo possiamo fare perché c'è quel perché Gesù per noi è sulla croce. È possibile accogliere questo grido perché è lo stesso grido di Gesù. Anche lui si è sentito solo, anche lui si è sentito abbandonato dal Padre, anche lui ha subito l'ingiustizia di una situazione che sul giusto ha scaricato le colpe degli uomini. Possiamo accogliere questo grido perché sentiamo che il Signore lo condivide, ma anche perché vediamo che la condivisione del Signore è dentro una dinamica pasquale. L'ora di Gesù, l'ora della sua morte, la sua sofferenza sulla croce, ha come esito la risurrezione.
cioè l'apertura a una vita nuova e diversa, quella che Dante nel 25° canto del Paradiso, così ben commentato ieri sera da Benigni al Quirinale, chiamava la dolce vita dei risorti, la dolce vita nuova ed eterna. E allora questo passaggio alla dolce vita del Signore Gesù è un passaggio faticoso, un passaggio doloroso, un passaggio attraverso la solitudine, ma è appunto un passaggio. Per cui la croce del Signore Gesù, quella che abbiamo portato, quella che abbiamo raccontato, non è una croce di rassegnazione e di rabbia, ma è invece la profezia di un futuro possibile che è nelle mani di Dio. È la profezia di una speranza che è a portata di mano. La Via Crucis, che abbiamo stasera celebrato, sarebbe stato bello farlo con tutti i ragazzi della diocesi, ma la pandemia ci ha imposto questa forma particolare. La Via Crucis è in sé anche una Via Lucis, perché è un cammino pasquale, prelude al sepolcro vuoto, allo stupore dei discepoli, al coraggio della missione. Gesù, come scrive l'autore della lettera agli Ebrei, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l'ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate, perdendovi d'animo. Allora, cari amici, cari giovani qui presenti, che abbiamo pregato insieme, cari ragazzi che ci ascoltate da casa, non vi stancate, non vi scoraggiate, perdendovi d'animo, perché in ogni situazione di croce è annunciata e preparata la Pasqua. C'è un'esigenza di novità e di autenticità che questa pandemia ha fatto emergere e che interpella soprattutto voi giovani, che chiede soprattutto a voi di non tirare mai i remi in barca, ma di impegnarvi con fiducia per un mondo migliore, diverso, nelle persone e nelle cose, piccole e grandi. Affidiamo a Gesù, in croce con noi e per noi, questa speranza, perché la sua Pasqua rinnovi davvero le menti e i cuori, le menti e i cuori degli adulti, perché ascoltino questo grido che sale dalle nuove generazioni, le menti e i cuori dei ragazzi e dei giovani, perché non smettano di sperare e di ritenere che vale sempre la pena pagare il prezzo del bene. Lo facciamo qui, nella cittadella del Carnevale, dove i carri ci fanno sorridere, parlando di problemi seri, come abbiamo sentito. Ci fanno sorridere non del riso amaro, del nichilismo e della disperazione, del si salvi chi può, ma ci fanno sorridere del riso che nasce dal cuore di chi sa che questi problemi avranno e possono avere una soluzione, che non ne siamo schiacciati, ma che siamo invece chiamati a fronteggiarli con l'ironia di chi sa che non sono più grandi dell'animo umano, con la fiducia di chi sa che sono tutti quanti nelle mani di Dio e quindi sono in buone mani. Preghiamo insieme. Signore e Padre dell'umanità, che ci ha creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno, ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. Stimolaci a creare società più sane
e un mondo più degno, senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra per riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di essi, per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise. Amen. E cantiamo insieme il Padre nostro. Prima della benedizione un ringraziamento alla Fondazione che ci ha ospitato stasera, a Noi TV che ci ha permesso di raggiungere tutti quelli che sono dovuti rimanere a casa, ai ragazzi che hanno preparato questa Via Crucis, alla mamma di Alessandro che ci ha offerto dei fiori, a tutti quelli che hanno fatto qualcosa. Niente di buono si fa se qualcuno non si dà disponibile, non mette un po' del suo tempo, un po' della sua passione, un po' dei suoi talenti. Su tutti la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. La Trinità d'amore nostro Dio, dalla potente comunione della sua intimità divina, effonda in mezzo a voi il fiume dell'amore fraterno, l'amore dei gesti di Gesù, della famiglia di Nazaret e della prima comunità cristiana. Amen. Vi conceda di vivere il Vangelo e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati e dei dimenticati di questo mondo e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. Vi mostri la sua bellezza, la bellezza dello Spirito Santo, riflessa in tutti i popoli della terra, per scoprire che tutti sono importanti, che tutti sono necessari, che sono volti differenti della stessa umanità amata da Dio. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Povero dai padri.
hanno collaborato a rendere possibile questa serata, lo staff di Noi TV, i maestri del Carnevale di Viareggio, l'Arcidiocesi di Lucca, i giovani del servizio di pastorale giovanile Arcidiocesi di Lucca e dell'area pastorale Versilia, i volontari della Confraternita della Misericordia di Torre del Lago, le forze dell'ordine e a voi che ci avete seguito da casa. Per tutti i ragazzi un ricordo della serata qua sul tavolo al mio fianco, la spilla del Carnevale di Viareggio e poi siete tutti invitati al Carnevale Universale a settembre e ottobre 2021. Buona Pasqua di Resurrezione.